Ciao, come ti chiami? Lei. Umberto. Siediti Umberto. Ciao. Umberto di cognome? Cucco. Cucco. E di dov'è Umberto Cucco? Torino. Umberto Cucco di Torino. Allora, quanti anni hai? 21. Sei piccolo allora, eh? Sì. Cosa fai nella vita? Sono uno studente presso Teatro Nuovo di Torino. E cosa studi al Teatro Nuovo? Corso di recitazione e poi frequento qualche lezione anche di jazz musical. Di jazz? Musical, sì. Come mi fai ad ascoltare la tua musica? Posso fartela ascoltare via chiavetta, va bene? Sì, non, se non hai strumenti musicali, tu suoni qualche strumento? No, sono interprete e paroliere. Paroliere, e la musica chi te la fa? Ho collaborato con due persone che conoscevo che mi hanno fatto la musica, ecco. Ma tu ti esibisci dal vivo, no? Sì. Dove? Ad esempio in dei... ho fatto il Tour Music Fest. No, non a manifestazioni, forget it, dal vivo, palchi. Ah, palchi, ho fatto il festival di Albisola. Cosa ascoltiamo? Cosa? Fuoco nella notte. Fuoco nella notte, cosa ascoltiamo? C'è una base sì, o sì. C'è? Ah, ok, allora ti... No, senza base, scusami. Quale allora? Non è la base, scusami. Questa è la base. Da YouTube andrebbe anche bene? No, questa è la base, ma tu puoi cantare sulla base? C'ho la versione registrata. Ma tu puoi cantare sulla base? Sì. Preferisco. Ah, ok. Preferisco te la tua voce. Ah, va bene. Anche. Quando ti dico esibizione dal vivo, non dico sì. I festival dove arrivi, fai. Ok. Localini proprio, localini dove ti fai le ossa. Se sì, 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 sì. Li fai? Sì, sì, sì. Quali? Mi esibisco... Dove? A Torino. Dove? Ho fatto un concorso, si chiama Easy Voice Product. Locali proprio no. E allora? Non ancora. La devi smettere di pensare di fare solo i concorsi. La devi smettere di pensare di fare le manifestazioni, certo. Dove vai. La devi smettere di pensare di venire solo qui a Fiat Music. Certo. Ti devi fare le ossa su dei palchi. Certo. Sui palchi dove la gente beve birra e non ti ascolta. E tu la devi catturare. Certo. Ti devi fare le ossa lì, non i concorsi, le cose, eccetera. Certo. Perché altrimenti poi quando vai a fare il concorso non sei pronto. Certo, certo. Perché non hai l'esperienza. Certo. Non hai visto che cosa vuol dire se vedi con qualcuno davanti che ti apprezza o non ti apprezza. O non ti apprezza. Ok, sì, sì. Ok. Allora, wow, forse Umberto, Adele Termini. Allora, chi è Adele? È una mia amica. Una tua amica, va bene. Allora, sentiamo questo Fuoco nella notte. Cantaci sopra perché c'hai la base. Va bene. Questa vita, quando ti dà detto, sembrava tutto scritto, sempre lo stesso letto, lo sguardo sul soffitto, lontano lì, dell'aiuto. Se è vero che un destino è lì da qualche parte, confondimi e gioca tutte le tue carte, un treno, un'occasione da godermi senza fiato, ed è lì che ti ho trovata. E come fuoco nella notte, ritorni nei miei sensi, ti penso e non mi pensi, gli sguardi sono intensi. E come fuoco nella notte, sei lì ovunque vada, fantasma io per te, in una goccia di rugiada. E ora che non resta un po' di cenere nel cuore, dimmi ancora che mi vuoi. Amore, non so come è successo, e la vita mi ha sorpreso. Ed ora la mia anima mi vuole qui sospeso tra un'ingenua incoscienza di vivere fino in fondo oppure lasciarti chissà dove nel mondo. Se è vero che un destino è lì da qualche parte, vorrei che solo tu fossi la mia sorte. Vorrei poterti dire intanto mi confondo e mi ritrovo ad aspettarti come fuoco nella notte. E come fuoco nella notte, ritorni nei miei
sensi, ti pensi e non mi pensi, gli sguardi sono intensi e come fuoco nella notte, se io ovunque vada, fantasma io per te, in una goccia di rugiada, e ora che non resta un po' di cenere nel cuore, dimmi ancora che mi vuoi, amore. Na 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 yeah yeah na yeah, na na na. E come fuoco nella notte ritorni nei miei sensi, ti penso e non mi pensi, gli sguardi sono intensi e come fuoco nella notte, se io ovunque vada, fantasma io per te, in una goccia di rugiada, e ora che non resta un po' di cenere nel cuore, dimmi ancora che mi vuoi, dimmi ancora che mi vuoi, tu dimmi ancora che lo vuoi, dimmi ancora che mi vuoi, dimmi ancora che mi vuoi, tu dimmi ancora che lo vuoi. Ti leggo un po' di commenti. Francesco Bonardi ti saluta, ciao Umbi. Cristian Fazzoletto sicuramente emozionato. Bravo nei bassi, Rosa Armenise. Ombretta scrive, sento molto il cantante e poco l'autore che ha vissuto la storia che racconta. Infatti non è una storia personale, io mi ispiro alle storie che accade. Sì, ok. Vorrei essere anch'io di comunicazione, puoi venire. Allora, voce particolare, bella voce promosso. Bella voce, bravo, forse un po' troppo personaggio, scrive Claudio Pugliese, dovrebbe essere più stesso, più se stesso. E allora ti dico questo, si vede che tu non sei abituato a voce, sembra una, potrebbe essere una canzone di Mauro Ermanno Giovanardi, sì. Mi piace, infatti, molto, io confesso, mi era piaciuta. Ti è piaciuto? Molto, saremo 2011. Sì, Mauro Ermanno Giovanardi, infatti. Bravo, avevo pregiudizi, mi sei piaciuto, Mario Colletti, bellissima voce. Io ti dico, si sente che ti manca la parte on the road, cioè la parte... Tu sei predisposto a fare i concorsi, certo. Cioè anche adesso canti immediatamente, guardi in camera, reciti questa cosa, eccetera, no? Cioè se pensi troppo al fatto di una telecamera, certo. Pensi troppo al fatto di una esibizione pubblica davanti a tanta gente, pensi a un'esibizione pubblica davanti a 3 persone, pensi a un'esibizione pubblica dove ti devi conquistare il pubblico, certo. E lì acquisterai, sei piccolo, sei giovane, quindi lì devi oltre a chi c'ero già che c'è tanto fuoco, stiamo cercando Sasha, quindi tu devi assolutamente non guardare qui, smetti di cercare i consensi del web, devi cercare i consensi di pubblico che hai davanti, certo. Ma non qui nei locali, certo. Devi mettere assieme un gruppo, ce l'hai un gruppo? No. Lo sapevo, quello devi fare, se non ti fai un rodaggio dal vivo non vai da nessuna parte, certo. Perché come te ce ne sono milioni e quindi non vai da nessuna parte, continua a scrivere, fai delle canzoni belle. Cosa hai scritto qui? Il testo? Sì. E la musica l'ha scritto? E la musica, ho dato dei consigli su come la pensavo. Va bene. Allora, quelle persone, tu devi avere un gruppo che suona con una batteria dietro, che devi sovrastare con la tua voce, con un chitarrista che alza troppo la chitarra ti devi incazzare perché c'è la chitarra troppo alta, con un bassista che ti viene dietro e che ti dà il ritmo, certo. Devi avere questo, solo così puoi andare avanti. Assolutamente. Ok? Va bene, mi ha fatto tanto piacere. Ma scherzi, aspetta che ti do la chiavetta. Grazie. Mi raccomando Umberto, Va bene. Fai quello che ti dico, anche perché saprai le più grandi soddisfazioni, smetti di pensare al concorso. Certo, prima certo. Di fare il concorso devi... Non è che uno fa una gara se prima non fa l'allenamento, no, certo, e ti devi certo. Allenare, ok? È una palestra questa. Esatto, è una palestra e scoprirai che dopo diventa la ragione di vita il palco. Quella che credi sia una palestra diventa molto più bella che andare a fare stronzate di concorsi. Ciao, Reddy, mi ha fatto piacere. Ciao.